A ottobre scorso, l'ultimo veneziano noto a porre fine alla sua vita all'estero è stato Loris Bertocco, 59 anni da 40, paralizzato. Un mese dopo, a novembre, la svolta del pontefice: evitare l'accanimento terapeutico non è eutanasia, così Papa Francesco. Oggi, con l'approvazione del biotestamento al Senato, diventa legge quello che per molti ha rappresentato insormontabili battaglie, commovente e dividendo come sempre l'opinione comune. Con 180 sì, 71 no e 6 astenuti, il disegno di legge sul testamento biologico ha ricevuto il via libera definitivo. Contrari la Lega e i senatori di centrodestra. Da Venezia il monito del patriarca Francesco Moraglia, per il quale la legge è sbagliata. Non è la prima volta che la politica è incorsa in questo errore. Per il patriarca la vita va rispettata ad ogni costo. Creare la legge, quell'alleanza terapeutica che riguarda il malato, i parenti del malato, i medici, gli operatori sanitari e che deve rispettare la vita delle persone.